stop. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Ciao a tutti ragazzi, sono Alessandro, sono Wedding Videomaker. Oggi voglio spiegarvi come registrare video a mano libera, o meglio, come registro io a mano libera. È una cosa estremamente personale, poiché non posso spiegarvi con esatta precisione i movimenti che fanno le mie mani, le mie braccia o le mie gambe. Non è una scienza, né tantomeno una pratica esatta. Sono movimenti più che altro che forse si acquisiscono, forse no, o forse li avete già e non lo sapete ancora. Posso solo spiegarvi ciò che faccio io durante la registrazione e vi farò vedere l'attrezzatura che utilizzo e alcuni trucchetti del mestiere. Ok ragazzi, in piedi riesco a spiegarmi decisamente meglio, ovviamente non vado vestito così a una cerimonia. Partiamo dall'attrezzatura. Sony A7R3 con 24 mm 1.4 G Master, poi la 7S2, in questo caso è qua. Benedetto il giorno in cui faranno uscire la S3 con il 135 mm 1.8, sempre G Master. Filtri ND variabili, top di gamma, antigraffio, senza vignettatura, predominanti di verde, zucchero, covid free, chi più ne ha più ne metta, li metto qua, attaccati alla cintura. Cinghie della Peak Design, imprescindibili. Ok, altri kit, lenti pulizia, batterie varie ed eventuali, stanno dentro la borsa. Eccola, più tutto quello che c'è in auto. Le camere hanno la stabilizzazione interna, quindi questo è il primo punto obbligatorio, imprescindibile. Non avrò ovviamente la stessa stabilizzazione di un gimbal, ma se volessi, eccolo qua, Ronin S. Suggerimento numero 1, fotogrammi per secondo alti, altissimi, e di conseguenza anche la velocità dell'otturatore. Se non sapete di che cosa sto parlando, date uno sguardo al mio altro video dove spiego appunto velocemente la cosa dello shutter rule. Lo metto in descrizione. Con i frame elevati possiamo fare degli slow motion importanti in post-produzione. Attenzione, le nuove Sony hanno incorporato la funzione slow motion ma non registrano l'audio, quindi è pressoché inutile. Con una registrazione in slow, accelerando o decelerando la sequenza, non solo otterrò degli effetti niente male, ma avrò anche della stabilità, delle stabilità maggiori, senza considerare appunto la stabilizzazione che otterrò in fase di post-produzione con Premiere o meglio ancora con After Effects. Suggerimento numero 2, il rig. Ci tengo agganciato all'occorrenza il mini LED per riprese con scarsissima quantità di luce, ad esempio nel party, in notturna, il microfono direzionale e il monitor della Small HD. Ai lati, inoltre, tengo la manopola di legno, mi aiuta a tenere ben saldo il corpo macchina, così si inizia già ad avere un minimo di stabilità in più. Suggerimento numero 3. La fascia, come vedete utilizzo due fasce della Peak Design 1 per corpo macchina. Da un lato sono lisce, mentre dall'altro fanno resistenza per via del silicone. Inoltre sono regolabili ovviamente in lunghezza e hanno lo sgancio rapido, in maniera tale da appunto liberarvi della camera, della cinghia molto velocemente. Eccolo qua. E questi sono intercambiabili perché comunque tendono a consumarsi. La fascia ovviamente viene utilizzata per il trasporto di uno o più corpi macchina. Io ne porto due contemporaneamente. Però sembra una cosa sciocca, ma tendendo la cinghia e allontanando il corpo macchina da voi, così facendo si ottiene già una stabilizzazione maggiore e una maggiore precisione nel movimento. Parlo esattamente di questo. Eccolo qua. Ora entra in gioco il vostro corpo. Un rig con maniglie ed una cinghia tirata aiutano parecchio, ma è il vostro movimento del corpo a compensare il tutto. Notate bene che ho detto movimento del corpo perché non si tratta solamente di movimento delle mani, ok? Le braccia accompagnano le mani così come le spalle, torso e gambe, soprattutto le gambe. Se ad esempio volessi fare un piccolo spostamento laterale, ok, mi metto la cinghia in posizione senza gimbal, appunto punto le gambe esterne alla direzione che voglio prendere e lentamente le raggiungo col resto del corpo. Ad esempio volessi fare uno spostamento a sinistra, ok, punto la gamba leggermente fuori dal baricentro del corpo e mi sposto così, ok.
Oppure se volessi fare una carrellata in avanti, piego leggermente le gambe, tendo la cinghia e avanzo a piccoli passi con respirazione controllata. Ok? Così. O ancora, se sto facendo una ripresa, un dettaglio, come con questa lente, con messa a fuoco manuale, le gambe piantate a terra e il tronco segue il movimento delle braccia e delle mani e trattengo il respiro. Quindi, movimento della messa a fuoco manuale, trattengo il respiro e faccio così, gamba piantata. Ok, questi sono alcuni consigli, poi il resto sta a voi. Non importa se avete la mano tremolante, con la pratica la mano smetterà di tremare, altrimenti il vostro corpo comunque imparerà a compensare facendo magari lavorare di più le braccia e le spalle. Ricordate comunque che tronco e gambe coprono un ruolo decisamente fondamentale, non è solo movimento appunto mani, ma è tutto un insieme, ok? Adesso sono curioso di conoscere le vostre tecniche di ripresa a mano, fatemele conoscere commentando il video qui sotto. Per il resto vi aspetto su tutti gli altri miei canali social che trovate in descrizione, incluso il sito web, ok? Ciao ragazzi!